Scatman's World. Ragazzi, siamo ad Aragon, Gran Premio di Spagna, un po' duro purtroppo, qualificazioni non positive. Dura con questa moto, ragazzi, è molto molto dura, 19esimi. Vediamo se sono lungo tra un buon pensamento per conquistare magari il prossimo anno una moto un po' più decente, però sarà veramente veramente duro. Qualcuno si butta come un pazzo, crazy com'è. Quello che devo fare è sbagliare e cadere, l'unica cosa che non devo fare sono Edwards. Occhio come occhio, buttati, ecco Nicolino Heidi, dobbiamo spingere come dei pazzi. 13esimi siamo. Se Scott in ordine, Riley Scott reading, cioè Riley Scott. Bravissimo, internazzo puro, e siamo 12esimi, bravo. Bravo, bravo. E Aragon non è certamente un tracciato favorevole al Cume. Ho fatto qualche vittoria in passato, ma poca roba. Comunque stare tra l'11esimo e l'11esimo posto, oddio, stavo per cadere. È il risultato perfetto perché il mio compagno è penultimo, quindi insomma. Non siamo ancora lontanissimi dai primi attenzioni della madre. Come pazzo, crazy come. Attenzione Crutchlow, l'innominabile dove va? Dove va l'innominabile? Siamo decimi. Vareggi dell'innominabile. Decima posizione, metterei la firma in questo momento per finire decimo. Vizioso nel nono a 8esimi. Anche la decima posizione va bene, ragazzi, con questa moto va benissimo. Intanto Marco Marchetto Marquez è in prima posizione, strano. Dai, sarebbe bello arrivare tra i primi 10. Petrosi giro, record di Camomillo. Mi potete fare punti, comunque ragazzi, dobbiamo assolutamente fare punti irridati. Entrare su questa baracca di moto, questo triciclo. Quindi dobbiamo conquistare punti. Solo così ci possiamo far notare dalle case più forti, dalle scuderie più fighe. E volendo non siamo così lontani da questo quartetto. Il problema è che ho paura a spingere. Ecco, ho perso tanto, riesco a rigore e approfitto. Maledetto esca, ma il Cume è in da recupera. Concentration, please, concentration. Crazy Cume. Guarda, che pazzi davanti, guarda che pazzi. Anche il secondo giro ormai sta andando. Ripeto, metto la fila per un decimo posto. Iannone patatone c'è adesso. Molta bagarre davanti. Non voglio sbagliare. Bravo. Comunque le moto dietro, ragazzi, sono devastanti. Cioè, hanno una potenza superiore alla mia. Final lap, come andiamo? Teniamo il decimo posto con le unghie e con i denti. Dai che va bene. Siamo qua nelle moto più scarse, ragazzi. Mamma mia, che dura che sei. Rischiando un po' di più mi potrei avvicinare anche ai primi, è incredibile. Paura, cazzo. Non voglio rischiare all'inizio.
ho bisogno solo di punticini. I nostri errori qua un po' lungo, ma recupero quando il cordo le vai. Attenzione, questa è una curva sempre pericolosissima. Leggera slittata come indiana. Vai Crazy Cooper, vai Crazy Cooper. Che sofferenza però. Cioè, la moto è veramente palesemente inferiore. Ok, va a vincere Lorenzo il Magnifico per il Cume, un decimo posto. No, ho sbagliato. Benissimo. Decimo posto, ho tenuto davanti comunque, ho tenuto dietro una Ducati, ragazzi. Grande, grande Cume. Decimo posto bello pesante. In attesa di vedere. Andiamo in classifica. Ok, sedicesimo, buono, buono, buono. Raga, andiamo con la prossima. Ragazzi, Motegi, nono posto in griglia, qualificazione strepitosa. Dai che ci siamo. Qua possiamo puntare a un po' di punti in più. Crediamoci. Questa ultima gara di MotoGP, ragazzi, che mi devono servire per il prossimo anno. Sto sviluppando anche bene la moto, questa gara ho finito il motore. È stato anche il test ad Aragon, tutto bene. Attenzione Pedrosa, Camomillo fuori. Incredibile Camomillo, errore clamoroso di Camomillo. Errore clamoroso. Ma c'è anche l'errore di Venezia. Mi sono stato prendendo un po' della tensione perché mi sono visto sesto in classifica con questa moto. Calma, relax. Ricordo, fisica semi pro, difficoltà difficile. Stare sotto la decima posizione, dal nono in poi sarebbe un sogno. Dai, cazzo, ci sarebbe una moto più forte magari. Scusate ragazzi, piccoli problemi di lag. Chiedo scusa, siamo al settimo posto comunque. Non sbagliare adesso, non sbagliare, va a cagare. Non sbagliare. C'è troppa tensione, la senti la tensione come di era. E il Cume che gran sorpasso! Rossi in prima posizione, pacchetto acquisito. Adesso difendiamo con lui in questo sesto posto. Difendiamolo Cume. Dovizioso giro record, fastest lap del Dovi. Fastest lap del Dovi. C'è molto a pagare davanti, il Cume fa la cagata, ma Dio. Che nervi, madonna, che nervi. Ma guarda. È una lotta infinita qua a queste posizioni. Bravo, questa è la mia curva. Faccio fatica un po' a commentare perché veramente sto rischiando il tutto e per tutto per prendere questa posizione. Non lascio qua. Addirittura perdo tre posizioni, ma dai! Almeno settimo, cazzo, almeno settimo. Gara strana, Marquez addirittura decimo. Deve finire presto, sta gara non ce la può più. Si vede che è una moto palesemente inferiore, comunque è vero che ci sono tanti errori, però... Anche la mia moto è molto più scarsa. Marquez vola però. Sarebbe bello stare davanti a Marquez solo per una soddisfazione personale. Bravo, vedrai. Rossi, dovizioso, madonna, doppietta italiana ragazzi. Ah,
devo chiudere anche ottavi, va benissimo, provate a fare punti. Ora avanti a Marquez sarebbe stato bellissimo, però è chiaro che Marquez è stra più forte e la sua moto è stra più figa. Dai, Marquez sta volando adesso, eh. Marquez sta volando. No, così tanto come, porca troia. Nostri errori, vabbè, ma nostri errori però. Tensione troppo alta, figlio, troppo alta. Allora, c'è Lorenzo, madonna. Gara stranissima quest'oggi. Dai, Ottavio, sembra un piazzamento devastante con questa moto. Va benissimo, ottavo posto pesantissimo, va a vincere Rossi. Vai Cuber, vai Cuber. Mi è andato ottavo posto. Grande Cuber. Mentre i protagonisti della... Vediamo la classifica. Quindicesimi, molto molto bene, raga, un saluto dal Cumendone veneziano. Cumenda veneziano, Cumenda veneziano, Cumenda veneziano, lo youtubers italiano. Cumenda veneziano, Cumenda veneziano, Cumenda veneziano, lo youtubers italiano.